L'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina trasferirà i suoi uffici nell'edificio comunale di via Mezzacapo. Domani, giovedì 24 marzo alle 10.30, verranno inaugurati i nuovi locali alla presenza del direttore provinciale dell'Agenzia, del delegato regionale, del direttore della struttura di Sala Consilina e del Comune. Il servizio fino ad ora era ospitato in un edificio privato nei pressi dell'ex Tribunale. Da tempo però si stava lavorando per il suo trasferimento all'interno del Comune e locali pubblici. Si chiude così un periodo turbolento per l'Agenzia delle Entrate. Nel 2020 infatti si era temuto per la sua progressiva chiusura quando per una questione di carenza di personale era stata decisa a livello nazionale la soppressione del team controlli. Le proteste dei rappresentanti istituzionali e dell'Ordine dei Commercialisti erano riuscite a trovare una soluzione con l'istituzione di uno sportello controlli per non nuocere ai professionisti e alle imprese. Ora il trasferimento degli uffici all'interno del Comune per il sindaco di Sala Consilina è un'ulteriore garanzia di mantenimento del servizio. Di questo ufficio per Sala Consilina è un motivo di grandissima soddisfazione, perché credo che si sia blindato un altro servizio sul territorio dopo le emorragie che abbiamo avuto, perché voglio dire, riportandolo in una sede pubblica con un accordo fatto tra enti pubblici sicuramente è stato un grandissimo risultato. Era importantissimo mantenere gli uffici sul territorio, perché nel futuro, quando c'è una base, sicuramente si potrà poi, con l'incremento delle unità lavorative, parlare di un potenziamento dello stesso. Ma se non ci fosse la base, la storia ha insegnato che quando un servizio viene tolto da un territorio è difficile che possa ritornare. Quindi noi dovevamo salvare le fondamenta di questo palazzo, ci siamo riusciti. Credo che sia stata un'operazione impeccabile che è durata tantissimi anni, non per colpa sicuramente dell'amministrazione del Comune di Sala Consilina, ma della burocrazia in generale, però è un colpo che è stato messo a segno, è un'operazione che è stata portata a termine sicuramente nell'interesse di tutti.